Sessantesima edizione della mostra Mercato dell'Artigianato Ceramico Castellano. Il sindaco Rinaldo Seca, oggi l'inaugurazione. Sì, diceva bene, oggi tagliamo il sessantesimo nastro della mostra Mercato dell'Artigianato Ceramico Castellano. Penso che sia uno degli eventi espositivi fieristici più importanti di Abruzzo, sicuramente per storicità, ma anche per insomma, la preziosità delle nostre ceramiche. Quindi siamo molto contenti. Oggi c'è un'importante presenza istituzionale per ricordare questo riconoscimento del sessantesimo. In effetti proprio tutta l'amministrazione ha collaborato in sinergia anche con tutte le associazioni del territorio. Beh sì, Castello è una piccola realtà, quindi come dire, l'amministrazione, le associazioni, siamo come dire, una grande famiglia in qualche modo, ognuno prova a dare il suo contributo. Castelli, come sapete, insomma, esce fuori da anni complicati, tra il terremoto, la pandemia che abbiamo vissuto tutti, tante difficoltà, quindi c'è la necessità di rimetterci in cammino. Fino al 1° settembre una marea di eventi, di mostre, di musica, di interessanti iniziative. Vogliamo ricordarne alcune di punta? Sì, noi abbiamo un cartellone di eventi davvero molto ricco, di cui sono molto soddisfatto, che va incontro a tutti i gusti, perché insomma c'è l'arte, c'è la nostra tradizione ceramica, c'è anche il divertimento, insomma riusciamo ad andare incontro a tutti i gusti. Io devo ringraziare innanzitutto, come dire, l'amministrazione, il vice sindaco Trelani, la consiglieressa Di Stefano, che hanno proprio, come dire, composto questo programma. Devo ringraziare il BIM, che ci ha dato un significativo contributo, e anche tutte le istituzioni, la provincia di Teramo, che ci ha dato il patrocinio, la Regione Abruzzo, che ci sono, come dire, patrocino e ci danno il loro supporto. Quindi approfitto delle vostre telecamere per invitare tutti a Castelli in questi giorni, tanti eventi, ma poi Castelli è bella vederla sempre, dal 1° gennaio al 31 dicembre. E vogliamo parlare anche dell'evento di punta del 15 agosto, che diciamo che è quello un pochino, tra virgolette, più simpatico. Sì, il 15 agosto c'è il tradizionale lancio del piatto, che è una nostra peculiarità. Ogni 15 d'agosto questa tradizione rivive, una tradizione che si perde nel tempo, perché storicamente i nostri artigiani si dilettavano a lanciare proprio dal nostro belvedere i piatti che non erano usciti bene dalla cottura. Poi è diventata una vera e propria competizione, ogni 15 d'agosto c'è il lancio del piatto, partecipano tantissimi turisti, l'anno scorso 170 iscritti ed è veramente un evento di grande richiamo. Consigliere agli eventi e cultura Alessia Di Stefano, quanti eventi quest'anno per arrivare al 1° settembre? Quanto lavoro, quanto impegno? Eh sì, abbiamo un bel calendario ricco di eventi che vanno un po' per tutti i gusti e che tendono ad attrarre un pubblico variegato, tra gli adulti e i bambini. Eventi che spaziano dalla musica, con la banda Bardot, con i Fuzzy Dice, a eventi più squisitamente culturali, qualche piccola chicca, qualche mostra, magari itinerante per le vie del paese, qualcosa di veramente grazioso, senza dimenticare un bello spazio lasciato al nostro liceo Grue e alla creatività dei nostri ragazzi.
quindi quest'unione anche con la dirigente scolastica che si è impegnata molto per questo evento insieme a voi, insieme appunto al comune. Lo vogliamo spiegare un attimo come funziona? Certo, è una mostra, ma in realtà è un progetto. Noi mettiamo in mostra un lavoro che i ragazzi sviluppano nel corso dell'anno intero. All'interno della scuola è custodita la bellissima raccolta internazionale d'arte ceramica contemporanea Vincenzo Riggio Saffatte, che contiene oltre 500 opere di artisti da tutto il mondo, dei 5 continenti. E ogni anno i nostri ragazzi selezionano un'opera all'interno della raccolta, la studiano, ne studiano l'autore, il percorso e la fanno propria, riproducendola secondo la propria creatività. Ne viene fatto un premio finanziato dalla Riggio Saffatte Art e i premiati, ma non solo, sono esposti qui lungo la nostra strada in un'esposizione veramente preziosa. Oggi l'inaugurazione, ma già da 2 giorni gli eventi, diciamo, sono iniziati con... Abbiamo iniziato proprio con l'inaugurazione della mostra dei ragazzi del liceo, ieri sera una bellissima serata in cui abbiamo parlato di montagna in collaborazione con il CAI locale e l'ospite d'onore Silvio Mondinelli, e proseguiremo con una ricca serie di eventi che accompagnerà la mostra al mercato fino alla sua chiusura che avviene il 1° settembre. Marco Di Nicola, presidente del BIM, a sostegno, il BIM un sostegno fondamentale per questa 60ª edizione della mostra Mercato di Castelli, una tradizione che non vogliamo perdere. Ma il comune di Castelli è qualcosa di magico, oltre ad avere di fronte il maestoso Gran Sasso, abbiamo una tradizione culturale che è quella della ceramica che non può rimanere inosservata, quindi il consorzio BIM sta dando molto a questa estate di Castelli, soprattutto anche a delle belle iniziative che l'amministrazione comunale, quindi al sindaco Rinaldo Sega e a tutta l'amministrazione, sta portando in questo luogo ma anche nelle frazioni limitrofe, per cui il consorzio BIM è alla base di questo, cioè di dare un apporto importante ai comuni dell'entroterra e soprattutto a quelle chicche, quei comuni che hanno qualcosa in più da valorizzare, qualcosa di più da offrire al turista. Diciamo, ricordiamo appunto che Castelli è proprio un fiore all'occhiello della provincia, ma è conosciutissima anche, direi, con alcuni artisti in tutto il mondo. Sì, è ovvio che la ceramica di Castelli è internazionale e qui vengono anche a fare visita molti maestri che vogliono anche capire qual è l'aspetto principale, che è quello della ceramica, è quello del ricamo, è quello della tradizione di quel entroterra che in questi anni è andato un po' perso perché si sono seguite delle situazioni negative, sia a livello di sisma sia a livello di pandemie, ma comunque devono ripartire, e questo è il momento giusto, il concetto giusto di dare vita a delle iniziative, degli eventi che possono riportare turisti anche fuori regione. Allora, essere a Castelli è stato un onore per inaugurare questa 60ª mostra. È inutile che ce lo diciamo, Castelli è il fiore all'occhiello della provincia di Teramo, con le sue ceramiche, con la sua scuola, con tutto quello che porta in giro in nome e per conto di Teramo e della regione Abruzzo. Quindi io sono onorata perché sono qui per conto della regione a inaugurare questa mostra, ma dobbiamo prendere anche atto che queste piccole realtà, grandi aree interne, devono essere valorizzate. Ci dobbiamo investire per far sì che si torni nei piccoli borghi e soprattutto che si frequentano in estate e in inverno, perché dobbiamo dar volano all'economia, e questa è una cosa importantissima. Castelli è un borgo fondamentale, non direi soltanto per la provincia di Teramo, ma per la regione Abruzzo. 500 anni di storia, cultura. Questa è la 60ª edizione della Mostra Mercato, una importantissima manifestazione che permette al territorio di mostrarsi, una vetrina che però va incoraggiata, non soltanto durante l'estate, ma come ente provincia, la regione. Ci si deve muovere in maniera sinergica affinché possa essere una vetrina tutto l'anno, perché il borgo di Castelli rappresenta davvero uno specchio della cultura abruzzese. La cultura ceramica è una parte fondamentale della nostra cultura abruzzese, quindi va sostenuta, incoraggiata, e come ente provincia in tanti modi ci stiamo muovendo e stiamo cercando di portare avanti questo tipo di cultura e questo tipo di ragionamento proprio per la valorizzazione dei borghi dell'entroterra.